Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo, freschissimo video. Signori, 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 sono qua come sempre con Simo. Quest'anno purtroppo per tutta una serie di fattori, complice anche del mio infortunio che io ho avuto, non siamo riusciti a seguire Flavio e la sua squadra. Flavio quest'anno ha fatto il devasto, signori, ha fatto il devasto completo. E non solo lui, perché anche Simo Cinquegrano ha fatto veramente una grandissima stagione, da fare i complimenti. Justin. Complimenti, Justin, Kevin Leone, Bruno, Teiner, Gheknezovic, Seb, Lofen, ragazzi, hanno fatto veramente, veramente il devasto. A proposito di devasto, quest'oggi stiamo andando, signori, come avete potuto vedere, stiamo andando al ritiro a Coverciano di Flavio, perché dopo aver vinto la Primavera Team Cup, dopo essere stato premiato come capocannoniere della stagione in primavera, è arrivata giustamente, come giusto che sia, la chiamata della nazionale. Primissima chiamata per Flavio, meritato, devo dire veramente, veramente meritato. E quest'oggi appunto il nostro carissimo Flavio ci ha invitati a vedere l'amichevole dell'Under 20 contro la prima squadra, signori. Quindi i ragazzi andranno a sfidare la prima nazionale, quindi andranno a sfidare i vari Bastoni, i vari Di Marco, i vari Barella, Chiesa. Quindi lui praticamente va a sfidare la miglior squadra d'Italia. Quindi ragazzi, questa cosa è assurda, è dall'incredibile. Ed è nato, è partito tutto da noi. Da noi e dall'anno scorso che abbiamo appunto iniziato questa serie, inizialmente anche con Hasan Mata, che poi quest'anno è andato in prestito in Serie C. Purtroppo anche lui ha avuto un brutto infortunio e quindi si è dovuto operare, non ha disputato una grande stagione, ma sono sicuro che si rifarà il prossimo anno. Non vi spoileriamo dove andrà a giocare, ma siamo sicuri che anche lui riuscirà a togliersi una bella soddisfazione, perché è un giocatore importante, un giocatore molto molto forte. Signori, siamo quasi arrivati a Coverciano, ci siamo, io sono carico, emozionato per Flavio, perché secondo me sarà una bellissima esperienza quella di oggi, e spero che se la possa godere a pieno. Io, se fossi stato in lui, avrei avuto i brividi, perché giocare per la nazionale in generale, fare bene, riuscire a magari incontrare i propri idoli, è un qualcosa che tutti ce l'auguriamo, e lui quest'oggi avrà la possibilità e l'opportunità di farlo. Andiamo a vedere quindi che cosa succederà in questo amichevole Under 20 contro la primissima nazionale. Signori, let's go ragazzi, ci siamo. Coverciano. No, te sei arrivato dopo, te eri più giù. Brutto, eh? Bruttino, devo dire, campo di allenamento di Coverciano. Meglio quello dell'MSP? Sì, forse leggermente meglio quello dell'MSP. Simile a Wembley. Simile a Wembley. Ragazzi, ci siamo, si stanno riscaldando in campo, adesso non vediamo il nostro caro Flavio, per me è nascosto da qualche parte, adesso saliamo su in tribuna e andiamo a vedere un po' i giocatori. Dall'altra parte c'è l'Italia che si sta scaldando, la nazionale maggiore, e niente, saliamo un attimo su e andiamo a vedere com'è la vista dalla tribuna. Però da qua non mi sembra male il campo, da qua non mi sembra per niente male, inquadra un po', secondo me è un bel campo. Eccolo, è proprio lui, signori, è proprio lui, la numero 20, con la numero 20. È pronto, esordio con gol, eh? Esordio con gol, ragazzi. Ci vorrebbe. Vedremo, ci vorrebbe davvero. Ci vorrebbe davvero. Allora, lì ci sono un po' di giocatori,
c'è Gatti, c'è Buongiorno, c'è Sharawi, c'è Fagioli, c'è Raspadori. Allora ragazzi, stanno per iniziare la partita, distinte. Provedel, che giocherà con l'Under 20 da qualche momento. Sì? Missori, Regonesi, Della Valle, Marcandalli, Ricci, Terracciano, okay. Ignachiti, Bonfanti, Pafundi, El Sharawi, che giocherà con l'Under 20. Ah, mister. Mister, Bismara, panchina, Bismara, Corazza, Angori, Pieraccini, Savona, Francesconi, Cassano, Claudio Cassano, non Antonio, Mendicino, Flavio Russo, ragazzi, Russo, Tommaso Berti, Palmisani, Duffizzi, Seculo e Giovanni Leoni. Questo è l'Under 20. Allora, sono schierati, entrati in campo. Allora siamo partiti subito in avanti per Raspadori. Bello. Bella chiusura. Bella palla. Buono. Secondo me ottimo inizio comunque da parte dei due. Cosa ne sì, pensi? Sì, bel ritmo ragazzi, bel ritmo. Mi piace. Bella palla. Bello. 1-0 Italia, grandissimo gol di Scamacca, signori. Bello. Ha messo un gran bel cross solo in aria. Ha fatto gol. Bello. E adesso vediamo se saprà rispondere la nazionale minore. Secondo me potrebbe, Bravo, profondo. Attenzione. El Sharawi, il faraone. Mamma mia, giocatore. Bellissima parata, ragazzi. Allora, fino a qui ragazzi, secondo me la differenza è molto ma molto negli ultimi metri la palla viaggia ad una velocità veramente veramente alta, però a livello di costruzione, a livello di gioco, quando la palla transita bene o male il centro del campo non è così impattante, ma negli ultimi metri invece è tum tum, c'è proprio un birillo. Calcio d'angolo di Raspadori. Attenzione, respinto fuori. Palla dentro. Bel colpo di testa. Attenzione. Attenzione, dai.
Ah, bel recupero di Bellanova. Wow. Oh, che qua mette in difficoltà. Mette in qua in difficoltà Provedel. Brutto errore. Cioè, vederli così vicino, da così vicino dal vivo, gli ultimi metri sono quelli in cui si vede la differenza tra i professionisti e noi. Perché noi dilettanti negli ultimi metri siamo molto 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 lenti, molto più lenti. Loro invece la fanno viaggiare in maniera molto più veloce, soprattutto negli ultimi metri, soprattutto. Bello, primo squillo, eh. Parti del Sharawi. Gran tiro, bella parata. Sì, puntami. Rigore! Procurato da Ricci. Rigore, calcio di rigore. Andrà El Sharawi. Contro Meretti. Ante Sharawi! Paratone di Meret. Paratona. E sbaglia rigore il Sharawi. Però. Bello? Bello? No. Finisce qua il primo tempo, signori. Finisce qua il primo tempo. Ragazzi, è finito così questo primissimo tempo. Considerazioni. Allora, c'è da dire che fa molto molto caldo, quindi è normale che i ritmi siano leggermente un pochino più bassi, però non ho visto grosse differenze. Poi è anche vero che questo magari non è la squadra, diciamo, formazione titolare dell'Italia. Da parte anche dell'Under 20 ci sono 2-3 giocatori dell'Italia maggiore, quindi diciamo che è una partita equilibrata. Rigore parato da Provedel. Rigore parato appunto da Provedel. Gran gol di Scamacca, che devo dire che lui assieme a 2 o 3 si vede che hanno un buon ritmo, un buon livello. Sì. Ecco, che a livello di gioco sono bravi. Gli altri secondo me vengono un pochino meno, e forse anche per caratteristiche. Alla fine siamo una squadra dove, se gira bene la squadra, magari riusciamo a tenere fuori il risultato, quindi le vittorie bene o male vengono sempre per merito della squadra, non del singolo. Mentre magari qualche altra nazionale può avere delle individualità importanti, non di spicco. Un singolo che spicca più degli altri. È quello il discorso, che ad oggi l'Italia manca di quel singolo che secondo me spicca più degli altri, che fa la differenza, che magari ad oggi altre nazionali hanno, o in passato l'Italia aveva. Perché in passato l'Italia ha avuto dei giocatori che facevano la differenza e che spiccavano su tutti, e quindi erano fondamentali. Ad oggi, secondo me, si è un po' perso nella nazionale italiana. Infatti si è visto tanti buoni giocatori, ma manca sempre quel qualcosina. Ripeto, solo 2 o 3 mi hanno impressionato fino adesso, fino ad ora, e tanto è vero che mancano anche gli altri titolari, quindi, però così però, infatti, come hai detto te, c'è caldo, poi, ma sai, magari
molti giocatori non è come durante l'anno che si conoscono qua, ovviamente diciamo che anche i giocatori hanno poco tempo, magari anche il mister per, sai, costruire un qualcosa in nazionale, quindi molti giocatori hanno caratteristiche diverse, non è come giocare insieme nel club, diciamo. Sì, bisogna andare a incastrare un po' il tutto, ragazzi, diciamo, quindi è giusto che sia così. Riniziata. Riscalda Flavio Russo, ragazzi. Sta scaldando? Ah, sta scaldando. Attenzione. Bello! Gran palo. Gran palo. Di bella 9 di testa. Si è messi a 3. Si è messi a 3 dietro e ha tolto Gatti. Bello. Avete visto? Visto il ritmo è diverso, fuori gioco. Il mister si arrabbia con Davide perché si stava lamentando del fuori gioco. Ma il mister deve capire che gli interisti sono così. Gol 2-0. Signori, 2-0 per l'Italia, che ha cambiato marcia, signori. Ha cambiato ritmo, eh. Si vede. 2-0 importante. Bello. Gol. Gol dell'Under 20, signori. È svenuto Bellanova. È svenuto qualcuno in aria e ha fatto gol. Non mi piace proprio Terracciano, signori. Bello, gran parata. Signori, Terracciano ha perso troppi palloni, sta perdendo troppi palloni in centrocampo. Non mi sta convincendo, signori, non mi sta convincendo. Bello scambio tra i due, anzi tra i tre, sono andati veramente via, veramente veramente bene. Complimentoni, gran bella azione. Attenzione. Bello. Mamma mia. Che gol di Stefan El Shaarawy, il faraone. E qui le qualità di Stefan El Shaarawy si vedono tutte. E ora è arrivato il momento decisivo del cambio, l'esordio di Flavio Russo. Bravi, bravi, bravi. Eccolo, che si posiziona in attacco. Si posiziona in attacco. È il suo primo pallone. Ole! Primo pallone toccato per lui. Primo ed ultimo? No, impossibile. Vediamo. Sì. Sì, bravo Flavio. Sì, bravi. Mamma mia come stava andando dentro. Sono partiti a 1000, eh. Oh.
punizione. Mamma mia, che palla che gli ha messo. Dai. Sì, Flavio. Bravo. Ancora? Sì. Non è vero. Bravo, 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 bravo. Solo. Flavio. Flavio. Attenzione, indicazioni del mister dell'Under 20. Primissime indicazioni del mister dell'Under 20 per Flavio: con coraggio non fare solo scarico, della serie prenditi spalle questa squadra che ha bisogno di te, forza, 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 forza. Ha ragione, ha ragione. Sì, dai, no. Dai. Bello. Primo tiro, primo squillo, non male però, è un po' debole. Finito, signori. Finito. Sì, camminare tipo spazio. Eccolo. Andiamo a salutare Flavioli. Come essere marcati da Buongiorno? Bello? Eh? Ma adesso gli amici qua stasera. Però te... Ragazzuoli, questa è stata l'esperienza che abbiamo vissuto qua a Coverciano in questa splendida giornata dove abbiamo potuto vedere i giocatori della nazionale dal vivo, ma soprattutto in maniera molto molto ravvicinata. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video molto molto bello dell'esordio di Flavio Russo. Mi raccomando, supportate lui come supportate anche me, perché magari il prossimo anno, chi lo sa, che non ritorniamo su grande richiesta, su un Giovani Promesse 2.0 e magari ripercorrere tutto il percorso di Flavio o altri giocatori per cercare di andare a vedere e capire come si possono comportare, quali possono essere le difficoltà nel affrontare un determinato tipo di percorso e staccarsi dalle giovanili alla prima squadra. Ancora il suo futuro penso che non sia certo ad oggi, spero per lui che riesca a trovarsi una bellissima piazza, non so se rimarrà a Sassuolo o se andrà da altre parti, però dopo una stagione così non può sicuramente che non avere grandi opportunità.
Detto questo, noi ci salutiamo ragazzi, da Coverciano è tutto, ci vediamo in un altro video sul canale, da Off Samuel è tutto, ciao ragazzi, continuate a supportarci, let's go!